Ciao ragazzi, oggi mi trovo all'ingresso di Bernezzo. Vi porto dal mio amico Fabrizio Bodino a girare un video su un argomento che per il momento non ho mai trattato e ho avuto sempre molte richieste. Qua siamo all'ingresso di Bernezzo, Cuneo. Sono all'interno della macelleria di Fabrizio Bodino e oggi vedremo come si preparano. Parla tu. Facciamo i salami. Tu ti fai arrivare la carne già macellata. Arriva tutti a bombare, questo è un video che non andrà tanto per i vegani e i vegetariani. Neanche il mangiuma, e neanche i musulmani si tritare tutta la carne e adesso cosa fai? Li metti le spezie. Aspetta, sale, pepe, noce moscata, coriandolo. E qualche segreto vostro. Qualche segreto, dopo io vi imbrulè. Ah, gli metti anche il vino? Vino Barbera. Io ho una vita che non vedo più a far salami, sono fermo quando li facciamo in casa ancora. Barbera buona hai, quello che darò. Adesso impasta il tutto. L'impasto mi diceva Fabrizio che quando non attacca più alle mani è a posto. È un po' come a felpà, è un po' tutto. E poi si fa sempre l'assaggio. Ah, adesso assaggio anch'io. Sì, va a finire che fu come a raspelli, per lì a video. Perfetto, per me è perfetto. Evitare di mer. Inizia a insaccare, si dice, giusto? Le budella, usi budella naturali? Naturale di maiale, No, perché a volte sul mercato si trova roba di plastica, si sbianca di com'è. Io naturale. Stato bucato. Ecco
E quanti giorni più o meno di stagionatura servono? Un mese più o meno. Un mese? Un mesetto a posto. E lui è rinnovato lì? Un po'. Le paga che hanno tutti a fare. Anche vende anche prima, è più o meno 25-30 giorni. Però anche a stagionarli non deve essere troppo secco, non troppo umido. La pensione, l'umidità, poi abbiamo il paiolo. Guarda che bella! Se a me spasso il tastumo per come mi merenda, eh? Il mortaio è enorme, una rassentata. Il mortaio per schiacciare le spezie. A tempo di guerra una perfetta salame qua. A mangiare salame qua te l'andò e mangiavo più. E no. Che la vita scremata, lei ha tra le vie, la vecchia terra in croce, ha portato la caveglia. E gli abitai in regne, poi questo un titino e veglia sulla mare che faceva lì. E quello è montato in brassà, se ti ricorda, 4 anni, faceva del barassico, su, lo riparai in buffo. Allora, oh, Cristo, 3-4, e non si figure che Stefanino aveva fermo il padre. Allora, la caglia vina, la lavava, poi me la mangiava la porta, sì, che veniva su, anzi, la lavava sulla valera, covato, a fare. Allora questo farino mi ha regalato a 4 anni. Testo un po'. E mangia, stagionava, metteva macchina. Mi pare anche un fetto, anche a fetto sì, io per neanche stirpi, perché a 4 anni la destra la fare. C'è fare chi che aveva versato, ieri ancora un battente per Nis. Ah sì? Chi aveva del battente, trovavo a fare. Questo farino mi ha regalato. No, no, ma tiene per me, eh! Ma scarsa niente! Sono salami che mangia quindi stagionatura. Che bello! Bel color! Sì, cioè fioritura naturale. Se. Ma il lasse si stagione sì o il bittersvia? No, il muovo. Ah, no, la sacella! Ah, buon, buon! Quindi vedi dopo tutto un macello, quello sì, è fresco, si sta bene. Diciamo, chi vedrà sto video, se gli piace il video e tutto, si presenta qua dalla macelleria Bodino e riceverà un piccolo omaggio. Del toro, anche perché sì, insomma, tutti granata, allora arriva la testa del toro, ha fatto delle montagne. E come sono le nostre belle in alpeggio? Ah, i vostri? Le nostre lì con guardia, con quella della Truda. Uh-huh. Ma è come la carne parei, la pida di agricol per sì, lì? Sì, sono 2-3 stalle. Che ve fornissi sempre dai soliti? Dai soliti, sì, ormai. Obbligo. Ma non sa lo che cate e lo che dà alla gente. Passo a delle belle. Va bene. Allora, alla prossima. Grazie mille. Speriamo che ne arrivi tanti a non dedeggio la mulla. Buon, ciao. Ciao, ciao.